Buonasera a tutti. Devo dire che non so se sono più coraggioso io o voi. Però sono qui volentieri perché sono l'attore di un'idea. Non di tutte perché non c'è tempo per discutere di questo, ma questa idea credo che sia un'idea importante per me e per voi. La prima cosa che voglio dirvi è questa. Io sono fortemente inquieto, perché penso che noi siamo alla vigilia della guerra, di una grande guerra. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi è, come qualcuno ha già detto, l'inizio della terza guerra mondiale. Possiamo fermarla? Forse, ma credo che ci siano delle ragioni molto pressanti perché questa guerra si sta facendo, si sta preparando sotto i nostri occhi, e che la probabilità che si compia è molto più alta di quella di evitarla. Si può dire, credo, che la quantità di possibilità che abbiamo è direttamente proporzionale alla quantità di persone che capiscono dove ci troviamo. Io credo che ci troviamo in un grande pericolo. E spiego subito perché. Quando è accaduto l'anno scorso l'inizio dello scontro in Ucraina, io mi sono subito chiesto, ma perché? Che bisogno c'è? Perché era evidente che l'Ucraina era già nelle mani degli Stati Uniti d'America, direttamente parlando. Non solo dall'anno scorso, da parecchi anni. Gli Stati Uniti e il Canada avevano praticamente preso in mano tutte le leve del potere. I servizi segreti, il governo in gran parte, l'esercito, le strutture della forza, come si dice in Russia. E io quindi mi sono chiesto, ma perché c'è bisogno di un colpo di Stato per cacciare via Yanukovych? Bastava aspettare un anno e mezzo, e lo avrebbero sostituito con calma. E invece lo hanno abbattuto. E lo hanno abbattuto con un colpo di Stato nazista. Sottolineo la parola, nazista. Le forze che hanno abbattuto Yanukovych, che combattevano nella Euromaidan, erano state preparate da lungo tempo sui territori dell'Ucraina, della Galizia soprattutto, della Polonia e delle Repubbliche Baltiche. Guarda caso, tutti e tre paesi che sono parte dell'Unione, tutti e quattro paesi che sono parte dell'Unione Europea, ma che non sono mai stati denazificati. Che sono entrati in Europa portandosi dietro la memoria del nazismo. Adesso ne abbiamo quattro. Il quarto sta entrando in Europa come paese nazista con tre ministri americani e fra poco lo avremo nella NATO. E ho l'impressione che prima che entri nella NATO succederà qualcosa di molto grave. Molto grave. Si sta preparando il fronte nord, sulla frontiera tra le tre repubbliche baltiche e la Russia è in corso una preparazione di guerra e di provocazioni. E quindi è molto probabile che nelle prossime settimane, forse mesi, voi assisterete a qualcosa di molto grave su quella frontiera, perché è su quella frontiera che si prepara per convincere gli europei che bisogna colpire la Russia. Ecco, la crisi di Ucraina, sarò sintetico, non è una crisi di Ucraina, è l'inizio dell'offensiva degli Stati Uniti d'America e dell'Europa che ci ha creduto contro la Russia, offensiva diretta contro la Russia. L'Ucraina è stata usata come un bastone per colpire la Russia, e per fortuna la Russia non ha accettato la trappola, non ci è caduta. E ha retto fino ad ora l'offensiva, che si manifesta con le sanzioni, come voi sapete, con l'abbassamento artificiale del prezzo del petrolio, che serviva per stroncare le esportazioni russe verso l'Europa e verso il resto del mondo, e per quindi creare le condizioni per una crisi economica e sociale in Russia, che avrebbe dovuto portare all'ennesima rivoluzione colorata. Allora, cerco di spiegare. Perché ora? Perché con tanta fretta? Che cosa sta succedendo? Che bisogno c'è di questa provocazione quando è del tutto evidente che
che la Russia in tutti questi anni, da quando esiste, cioè dalla fine dell'Unione Sovietica, non si era impadronita di un solo centimetro quadrato esterno. Eppure, qui bisogna aprire una parentesi, la vorrei aprire velocemente soltanto come uno stimolo. Noi viviamo in un mondo in cui 60 milioni di italiani sono totalmente ingannati tutti i giorni da tutti i canali televisivi e da tutti i più importanti canali. Se come accade, uscendo di qui, voi parlate con le prime 10 persone che incontrate per strada, scoprirete che quasi tutti, se non tutti, risponderanno che Putin è un aggressore, che la Russia ha invaso l'Ucraina. Tutti lo pensano. E perché lo pensano? Perché tutti questi giornali e tutte queste televisioni non hanno fatto che ripetere per un anno intero questa falsificazione. Io ho fondato proprio questo anno una televisione web, per il momento, sulla rete, si chiama pandoratv.it, e ho raccontato la guerra ucraina, l'unico in Italia che ha raccontato e mostrato le immagini della guerra in Ucraina, usando non tutte ma in gran parte le immagini delle televisioni russe. Gli italiani non hanno visto niente. Niente. Per un anno intero quella guerra non è esistita. Per mesi e mesi si è visto solamente le versioni dell'Occidente o niente del tutto. Tutti gli italiani hanno saputo una cosa sconvolgente, che i russi hanno abbattuto il Boeing 777 delle linee aeree malesiane un giorno dopo l'abbattimento e due giorni dopo sono scattate le sanzioni contro la Russia. Guardate. E tutti hanno scritto, senza avere saputo nulla, senza avere ricavato nessuna informazione, che i russi o poi i ribelli del Donbass o addirittura Putin hanno abbattuto l'aereo. Tutti pensano esattamente questo dopo un anno. Ecco, questo è un punto che vi suggerisco in futuro di tenere sotto la vostra attenzione. Non ci potrà essere nessun risanamento di questo paese se il sistema dell'informazione e comunicazione è in mano ai farabutti che lo hanno in questo momento. Io con molti amici, persone individuali, non organizzazioni, abbiamo deciso di lanciare la campagna nazionale per l'uscita dell'Italia dalla NATO. Sono qui per dirvi che io mi aspetto che molti di voi firmino questa richiesta. C'è un appello, semplicemente. È una proposta. C'è stata una discussione, voi sapete da dove vengo io sono uno che è noto per essere di sinistra, o meglio, ci sono tre C che mi caratterizzano, C come complottista, C come catastrofista, C come comunista. Ma da tempo io non sono più né l'una, né la seconda, né la terza cosa, io comincio a pensare che questo paese si possa salvare solamente attraverso una grande alleanza democratica e popolare, e quindi sono qui a parlare con voi. Sono qui per dire che l'obiettivo è possibile, è un obiettivo difficilissimo, non è che vi faccio delle illusioni, uscire dalla NATO è la cosa più difficile che si possa immaginare, è forse più importante di una qualunque rivoluzione, perché è lì il vero potere, e noi siamo stati una colonia di questa struttura, una colonia tutti questi anni, quindi so che è difficile, non vi faccio illusioni, difficilissimo, e però guardo l'Italia e guardo l'Europa. Guardatevi intorno, sta accadendo una rivoluzione politica, una rivoluzione tra l'altro che spiega anche il fatto che io sono qui a parlare. È in corso una rivoluzione politica in tutta Europa. In Grecia a sinistra, vince Syriza, ma dentro il programma di Syriza c'è scritto al punto 30 che la Grecia vuole uscire dalla NATO. In Francia vince la signora Marine Le Pen e potrebbe diventare presidente della Francia e nel suo programma c'è scritto fuori la Francia dalla NATO. In Spagna sta emergendo un nuovo partito politico che non si sa ancora che cosa sarà ideologicamente, tutto, c'è una molta confusione naturalmente, cioè, viviamo, come dicevo prima la signora vicino a me, viviamo in un'epoca di grande trapasso, di grande cambiamento, dovremmo sapere che siamo in una transizione, quindi tutto è molto complicato, confuso eccetera, ma guardate,
anche in Inghilterra c'è l'UKIP di Farage e anche l'UKIP di Farage si fonda la NATO. Sono quattro grandi paesi europei, se si aggiungesse l'Italia cambierebbe il quadro politico europeo. Quindi non possiamo vincere solo in Italia, bisogna che vinciamo su scala europea, in modo trasversale. E quindi concludo. La questione chiave per riacquistare la sovranità e anche fondamentalmente per sopravvivere. Perché noi dobbiamo capire che se una guerra parte, non sarà una piccola guerra, sarà una guerra per demolire il nemico. E adesso rispondo, prima di concludere, alla questione del perché. Perché hanno fretta? Hanno fretta perché sanno, i signori neoconservatori degli Stati Uniti d'America, che il XXI secolo non potrà essere americano se non attraverso una loro vittoria militare. Hanno capito, quelli che sono intelligenti, che guidare 7 miliardi di uomini non è la stessa cosa che guidare un miliardo. E in questi 7 miliardi ci sono ormai dei giganti che sono in grado di difendersi. E il primo gigante, l'unico in questo momento, che può difendere se stesso e noi, perché fa paura all'America, si chiama Russia. Lo sanno bene, perché non sono stupidi, non credo che si debbano sottovalutare l'attuale gruppo dirigente americano, quello che è al potere, non Obama, che ha già perduto il potere da tempo, non dobbiamo sottovalutare. Questi hanno capito molto bene che dopo la Russia, se riescono a stroncare la Russia, avranno un nemico di fronte difficilmente superabile. Si chiama Cina. 1.400.000.000 di persone non possono essere inghiottiti da 300 milioni di americani che sono tra i popoli più incolti e primitivi della terra. Ecco perché bisogna ora dire e alzare la voce e aprire la discussione in Italia su come si esce dalla NATO, perché il modo per uscire fuori dalla guerra, ma è anche il modo per cambiare il quadro politico. L'attacco contro la Russia è stato anche un attacco, è già stato detto, contro l'Europa, contro di noi, direttamente contro di noi, che siamo gli alleati. Io racconto questo piccolo episodio. Ieri ho guardato sulla mia pagina Facebook dove avevo detto fuori dalla NATO, fuori dalla guerra, fuori dalla NATO. Uno mi scrive e mi dice, sì, è un'idea, ma che cosa ci faranno poi? Si vendicheranno contro di noi? E io gli ho risposto, ecco, questo è l'alleato che abbiamo. Un alleato di cui dobbiamo avere paura, perché attacca e ci attacca in modo sistematico. E allora il punto chiaro è questo: la sovranità si riconquista se noi usciamo dalla NATO e ritorniamo ad essere un paese libero, sovrano, neutrale. Io credo che questa sia una grande parola d'ordine che può unificare una grande parte dell'Italia, purché lo sappia. Perché gli italiani sappiano che questa NATO e questa difesa, che non servirà a nulla in caso di guerra come quella che sto parlando, ci costa 80 milioni di euro al giorno. Io spero che potremo essere in questa battaglia insieme. Spero di vedere sul sito change.org tante firme in più. Abbiamo raggiunto 6.400 firme. Io penso che noi potremo arrivare, lo dico sinceramente. Se spiegassimo al paese che cosa sta accadendo, il rischio che corriamo noi e i nostri figli, io credo che potremmo raggiungere 1-2 milioni di firme. Ecco, sono qui per dirvi che possiamo camminare insieme su questa strada. Grazie.